Il film si apre in un mondo post-apocalittico, in cui l'avidità umana ha causato un innalzamento del livello del mare a livelli senza precedenti. È l'anno 2063 e la maggior parte della Terra è allagata. Rimangono solo due continenti e attualmente stanno combattendo una guerra per la terra e le risorse. Nel mezzo dell'oceano tra le due masse continentali c'è un avamposto militare noto come la Sentinella. È controllato da un equipaggio di 4 soldati provenienti da uno dei continenti. Il sergente Hendrix, un uomo duro e severo, guida il gruppo composto dal caporale Cassidy, dal soldato Baines e dal soldato Sullivan. Il loro compito principale è sorvegliare una bomba nucleare nell'avamposto per un incarico di 2 anni. Quest'arma di distruzione di massa è l'unico vantaggio che il loro continente ha sui nemici. Attualmente, il loro contratto di 2 anni è già scaduto da 3 mesi. Nonostante questo, la squadra di soccorso non è venuta a prenderli, lasciando il gruppo estremamente frustrato. La tensione tra i soldati è alta, mentre il cibo a bordo della Sentinel scarseggia. Così, durante una notte molto piovosa, Cassidy e Sullivan decidono di provare a pescare. Se la cavano sorprendentemente bene e riempiono la loro grande rete con un sacco di prede. Nel frattempo, il loro ufficiale superiore, Hendrix, nota una violenta tempesta avvicinarsi all'avamposto. Chiede a Baines, che è responsabile dei macchinari, di mettere al sicuro la bomba nucleare il prima possibile, ma proprio in quel momento le onde diventano grandi e violente e colpiscono le condutture dell'avamposto. Baines si precipita a ripararle, ma nel farlo rimane incastrato con una mano tra 2 tubi. Fortunatamente, dopo un po' di lotta, riesce a liberarsi. Sul ponte le onde portano via la rete da pesca, insieme al prezioso pesce. I soldati riescono a malapena a entrare prima che un'enorme onda colpisca la struttura. Ciò la fa tremare e spinge l'acqua attraverso ogni ingresso, ma la Sentinella è ancora in piedi quando la tempesta finisce. La mattina dopo, durante la colazione, il gruppo discute su come ridurre il consumo delle proprie risorse. Baines si chiede perché non usino il dispositivo di telecomunicazione per chiedere alla squadra di soccorso di sbrigarsi, ma Hendrix stronca subito questo suggerimento. L'unico dispositivo di comunicazione tra la terraferma e la Sentinella è un telegrafo che invia messaggi tramite codice Morse. Il sergente dice loro che dovrebbe essere utilizzato solo per inviare rapporti giornalieri al comando della loro base e chiede al gruppo di concentrarsi sulle riparazioni. In seguito, Sullivan fa il rapporto giornaliero usando il telegrafo. Come da ordine del sergente, solo la minaccia di un attacco nemico è da considerare degna di essere segnalata. Tuttavia, Sullivan informa la base che non ci sono stati eventi sulla Sentinel. Il messaggio di risposta dice che non ci sono eventi nemmeno sulla base. Sullivan annota questo in un diario ufficiale, che mostra che non ci sono stati eventi da entrambe le parti negli ultimi mesi. Qualche tempo dopo, si unisce a Hendrix sul ponte per il servizio di vedetta. Prende un binocolo e scruta le acque circostanti senza entusiasmo. Con sua sorpresa, scopre che una nave si sta avvicinando all'avamposto. Anche Cassidy, che si trova nel centro di comando, lo conferma dopo aver controllato il radar. Ciò preoccupa il sergente, perché teme che possano essere i nemici. Pertanto, consegna a Sullivan una pistola e gli dice di prendere una piccola imbarcazione per andare sulla nave. Deve intrufolarsi e segnalare se ci sono nemici a bordo. Sebbene la missione sia pericolosa, Sullivan parte immediatamente e si avvicina alla nave. Chiama eventuali passeggeri quando è abbastanza vicino, ma non c'è risposta, il che lo costringe a salire a bordo per iniziare a indagare. Proprio mentre entra, la sua radio inizia a stridere forte a causa di segnali statici. Sullivan la spegne per non allertare il possibile nemico all'interno, ma mentre ispeziona la nave si rende conto che c'è qualcosa che non va. Gli oggetti sono coperti di sporcizia, la radio non funziona e c'è del cibo ancora chiuso negli armadietti. Nel frattempo, Hendrix cerca di contattarlo per un aggiornamento sullo stato, ma Sullivan non risponde perché la sua radio è spenta. Tornando alla nave, il soldato trova 4 giubbotti di salvataggio che erano destinati all'equipaggio della Sentinel. Questo gli fa capire che la nave avrebbe dovuto trasportare il loro equipaggio di soccorso, ma è successo qualcosa di strano e sono scomparsi. Ciò significa che Sullivan e gli altri 3 hanno perso l'occasione di tornare a casa. Dall'altra parte, un irrequieto Hendrix inizia a supporre che il soldato sia stato attaccato. Vuole quindi far esplodere la bomba nucleare prima che il nemico si avvicini alla Sentinel. Chiede a Cassidy una delle chiavi di lancio dell'esplosivo, e quando lei esita il sergente le ricorda che questo è il protocollo che devono seguire. Dopo che lei gli ha consegnato la chiave, Hendrix la combina con la sua e inizia ad attivare l'esplosivo, ma proprio prima di inserire il codice di lancio, prova a contattare Sullivan un'ultima volta. Fortunatamente, il soldato ha riacceso la radio e risponde. Una Cassidy sollevata osserva mentre il sergente annulla il protocollo nucleare. Tuttavia, quando chiede indietro la chiave, lui dice che le terrà entrambe.
In realtà la sta punendo per l'esitazione nell'eseguire gli ordini. Dopodiché, Sullivan traina la nave verso la sentinella. Il soldato vuole inviare un messaggio alla base sulla nave, ma Hendrix glielo proibisce finché non avranno maggiori informazioni. Questo fa infuriare l'equipaggio, ed è ovvio che stanno iniziando a stancarsi dell'atteggiamento di Hendrix, soprattutto ora che ha entrambe le chiavi. Dopo una doccia veloce, il sergente controlla la cronologia di navigazione della nave e annota tutte le coordinate. Le applica quindi su una mappa per seguire il percorso che la nave potrebbe aver preso. Nel frattempo, Sullivan confessa a Cassidy e Baines di aver inviato un messaggio alla base alle spalle di Hendrix. Avranno una risposta durante la comunicazione di routine di domani. La mattina dopo, Hendrix trova tutti e tre i suoi subordinati che aspettano sospettosamente accanto al telegrafo. Poiché la verità è destinata a venire fuori prima o poi, Baines confessa tutto. Ciò fa infuriare il sergente, ma prima che possa agire, il telegrafo riceve una risposta. In realtà è lo stesso identico messaggio che Sullivan ha inviato la sera scorsa. Ora è chiaro a tutti che hanno perso i contatti con la base molto tempo fa. Il telegrafo ha appena ripetuto il messaggio "Nessun evento" che Sullivan invia ogni giorno. Nonostante questa inquietante rivelazione, Hendrix ordina a tutti di tornare ai loro doveri. Una notte, Sullivan sorprende Baines che torna dalla nave. I due si siedono per conversare bevendo qualcosa. Baines ammette di essersi intrufolato nella nave ed è certo di poterla riparare. Eccitato dalla speranza di fuggire, Sullivan si precipita a dare la notizia a Cassidy e le chiede di partire con loro, ma lei non gli crede ed è titubante a lavorare alle spalle del sergente. Il giorno dopo, Sullivan si intrufola nella nave con Baines per aiutarlo a riparare il motore. Dopo ore di lavoro, riescono finalmente a farlo partire. Escono quindi felici dalla nave, solo per trovare Hendrix ad aspettarli. Inizialmente li rimprovera per aver sfidato i suoi ordini e aver perso tempo su qualcosa che non fa parte della missione. Ordina poi loro di smantellare la nave in modo che possano usare le sue parti per riparare la sentinella. Hendrix afferma che non li lascerà andare perché restare qui è un loro dovere, indipendentemente dal fatto che il loro incarico sia terminato. Arriva persino a minacciare di sparargli se non tornano al lavoro. I ragazzi sono preoccupati per la piega che stanno prendendo gli eventi e temono che Hendrix sia impazzito. Pertanto, Cassidy si offre volontaria per parlargli in privato. Più tardi quel giorno, dice al sergente che capisce come si sente. Viene rivelato che Hendrix ha perso la sua precedente squadra a causa dell'ammutinamento, ma lei lo convince a lasciare che i due uomini tornino alla base per trasmettere poi le informazioni alla sentinella. Nella scena successiva, Hendrix chiede un incontro urgente. Spiega che Cassidy ha presentato una buona argomentazione, perché non potendo comunicare qualcuno dovrebbe presentarsi alla base per fare rapporto. Suggerisce che due persone possano rimanere mentre le altre due vanno in missione. Hendrix ovviamente rimarrà, e anche Cassidy si è offerta volontaria per rimanere lì. Dopo aver sentito questo, Baines è al settimo cielo, ma Sullivan ha il cuore spezzato perché si scopre che è innamorato di Cassidy. Quella notte, mentre Hendrix sta lavorando sulla mappa, fa una scoperta sconvolgente. La nave di soccorso era diretta dritta verso di loro, ma a poche miglia di distanza hanno iniziato ad allontanarsi di proposito dalla sentinella. Alla fine, si sono fermati molto lontano da dove avrebbero dovuto essere, e l'equipaggio è semplicemente scomparso. Hendrix si insospettisce perché Cassidy era incaricata di dirigere la nave di soccorso verso di loro. La mattina dopo, la squadra si sveglia con un allarme stridente perché un'altra nave è apparsa sul radar. Ciò spinge gli uomini a correre alle loro posizioni per difendere la sentinella. Cassidy cerca di mettersi in contatto con la misteriosa nave, ma invano. Questa volta, Hendrix si rifiuta di inviare qualcuno e ordina alla squadra di abbattere la nave. Mentre stanno caricando il cannone, Cassidy nota che la nave che avevano catturato in precedenza è scomparsa. Poco dopo Sullivan e Baines si rifiutano di sparare perché la nave sembra allontanarsi da loro. C'è una fitta nebbia attorno alla sentinella e non riescono a vedere chiaramente la nave. Cassidy si rende finalmente conto che è la loro nave e va ad avvertirli, ma è troppo tardi perché Hendrix ha già puntato la pistola contro Baines. Viene poi rivelato che è stato il sergente a lasciare andare la nave la notte scorsa, perché non voleva che nessuno se ne andasse. Nonostante la rivelazione, Baines si rifiuta di distruggere la nave, così Hendrix si vendica sparandogli all'orecchio. Questo costringe Sullivan a prendere il controllo del cannone e a sparare alla nave. Vedendola andare in pezzi, un furioso Baines cerca di inseguire il sergente, ma Cassidy lo stordisce per primo con un estintore. Chiudono quindi a chiave Hendrix nella dispensa e la donna prende entrambe le chiavi. In seguito, Baines inizia a scivolare nella depressione, poiché la loro unica possibilità di tornare a casa è ormai persa. Si rifiuta di tornare a fare il suo lavoro e inizia a bere molto. Dall'altra parte,
Sullivan dice a Cassidy che non hanno altra scelta che passare in rassegna ogni singolo canale del telegrafo finché non ne trovano uno funzionante. Più tardi nel pomeriggio, Sullivan porta del cibo al sergente e si chiede perché abbia cambiato idea riguardo alla sua partenza. Hendrix racconta che la nave di soccorso era arrivata lì 3 mesi fa come previsto, ma qualcosa l'ha fatta allontanare, il che significa che c'è un traditore tra loro che vuole la bomba nucleare. Sentendo questo, Sullivan è scioccato e si rifiuta di credere che uno dei suoi amici possa essere un traditore. Esce poi fuori chiudendo a chiave la porta della dispensa, nonostante Hendrix supplichi di lasciarlo uscire. Dopo questo, Sullivan trascorre il resto della giornata inviando messaggi di SOS a ogni canale. Più tardi la sera, Cassidy gli mostra una sua foto da bambina con la sua famiglia. La foto è di un giorno di pioggia in cui ha l'ombrello più grande nonostante sia la bambina più piccola. Spiega in lacrime che la sua famiglia è stata uccisa dal nemico quando era via per la scuola. La mattina dopo, Baines, ubriaco ed estremamente emotivo, trova Cassidy che dorme da sola nella sala comunicazioni. La attacca, facendo sembrare che voglia approfittarsi di lei, ma al momento opportuno ruba le chiavi del lancio nucleare e scappa. Baines va quindi nella sala comunicazioni e annuncia attraverso gli altoparlanti che attiverà l'esplosivo. Questo spaventa gli altri due, che fanno del loro meglio per calmarlo. Parlano della sua famiglia, che attende con ansia il suo ritorno a casa. Il duo gli assicura anche che tutti loro ne usciranno vivi. Dopo aver sentito questo, Baines scoppia a piangere e finalmente si allontana dai comandi, consentendo a Cassidy di riprendere entrambe le chiavi. Dopo che i nervi si sono calmati, Sullivan pensa che sia il momento di far uscire Hendrix. Baines ha però delle notizie scioccanti e rivela di aver cercato di entrare nella dispensa prima e di non aver trovato Hendrix. Una finestra aperta indica che ha posto fine ai suoi problemi da solo. Quando Cassidy e Sullivan controllano la dispensa, sono sconvolti nello scoprire che il loro sergente se n'è andato. Passano alcuni giorni e l'equipaggio inizia a svolgere i propri compiti. Anche Baines sta bene e passa la maggior parte del tempo a lavorare alla riparazione della Sentinel. Un pomeriggio, Baines e Cassidy decidono di andare a controllare i detriti della nave in modo da poter recuperare le cose necessarie. Sullivan le dà una pistola per ogni evenienza e Cassidy lo ringrazia con un bacio. Pochi istanti dopo, Sullivan decide di provare di nuovo a pescare dal ponte inferiore, ma quando tira sulla rete trova il corpo di Hendrix con una ferita da proiettile alla testa. Ciò significa che qualcuno lo ha ucciso e che tra loro c'è davvero un traditore. Mentre corre a controllare i profili dei suoi amici per trovare indizi, Cassidy fissa Baines sulla barca, escogitando un piano malizioso. Poco dopo inizia a formarsi una tempesta e Sullivan controlla il faro all'esterno. Conferma che può essere tolto e spostato. Dopodiché, tramite un flashback, viene rivelato che è stata Cassidy a portare via il faro su una barca. Ha fatto in modo che la nave di soccorso la seguisse invece di andare alla Sentinel, e quando hanno raggiunto una distanza di sicurezza ha ucciso la squadra e ha lasciato che la nave andasse alla deriva. Tornando al presente, solo Cassidy torna dal piccolo viaggio. Dice che Baines è caduto accidentalmente ed è morto mentre cercava di afferrare della plastica. Sullivan immagina immediatamente che sia stata lei a ucciderlo e che è lei la traditrice. È però troppo spaventato per dire qualcosa e i due finiscono per dormire insieme. La mattina dopo Cassidy si sveglia e si ritrova sola a letto. All'improvviso, Sullivan le parla attraverso il walkie-talkie, spiegandole che sa che ha ucciso tutti. La accusa anche di essere una spia per il nemico e promette che non le lascerà la bomba. Cassidy si rende conto che le mancano le chiavi e corre nella sala comunicazioni. Lì, trova Sullivan nel bel mezzo dell'attivazione dell'esplosivo. Poiché non hanno futuro, non gli dispiace far esplodere la Sentinel con loro ancora dentro. Cassidy cerca di spiegare che le persone nella sua terra natale stanno soffrendo e che odiava mentirgli, ma il soldato non le crede e attiva l'esplosivo. Tuttavia, invece di esplodere, la macchina mostra una piccola frase divertente che Baines amava ripetere. Questo fa capire loro che Baines aveva riprogrammato la bomba in modo che nessuno potesse usarla per la distruzione. Nella scena finale, Sullivan e Cassidy hanno una piccola chiacchierata. Concordano che, indipendentemente da quale schieramento della guerra si presenterà, proteggeranno insieme la Sentinel e continueranno a sopravvivere. Iscriviti per nuovi video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace e un commento per aiutare il canale. Grazie per la visione!